Buonasera, questa sera mi vedete in una cornice diversa, segna anche questo di ritorno alla normalità. Veniamo ai dati ufficiali che ATS ci ha comunicato anche in questi giorni. Si è registrato un nuovo caso di cittadino risultato positivo al coronavirus nell'ultima settimana, quindi il numero ufficiale complessivo sale a 229. Nessun nuovo decesso dal 16 giugno. Il numero di cittadini che sono risultati negativi al tampone di controllo continua a salire e siamo giunti a quota 177 con una media di un nuovo guarito al giorno nell'ultima settimana. Secondo i dati ufficiali, quindi, restano 14 cittadini tuttora positivi al tampone. È fortunatamente sceso a 3 il numero di cittadini attualmente sottoposti a quarantena domiciliare. Salvo inversioni di tendenza del contagio, siamo quindi sulla strada per la guarigione di tutti i positivi, che speriamo di poter raggiungere presto, assieme all'annullamento della restrizione in quarantena per quei cittadini che ancora sono sottoposti a questa misura. Per assicurare questa tendenza, Regione Lombardia ha emesso una nuova ordinanza nella quale ha prorogato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto fino al 14 luglio. Vi prego di continuare a osservare le precauzioni della distanza, igiene delle mani e ovviamente la mascherina, oltre che rimanere informati sulle prescrizioni anche attraverso il sito del Comune e l'app Municipium. In questi giorni, si stanno ultimando alcuni cantieri in città e vi segnalo il videomessaggio del vice sindaco e assessore a lavori pubblici Valeria Calloni che presenta il risultato della riqualificazione di Via Valcamonica. Trovate il videomessaggio sul canale YouTube del Comune di Vimercate su cui trovate anche i miei messaggi. Potete rimanere aggiornati sui principali interventi sul territorio seguendo le news sul sito del Comune. Vi segnalo poi l'iniziativa del commercio del centro di Vimercate, che dal mese di luglio prevede l'apertura dei negozi il giovedì sera fino alle 22. È l'occasione per poter fare acquisti, approfittando del fresco della sera, sostenendo il nostro commercio di vicinato, che ha avuto un ruolo importante durante il lockdown e che adesso ha bisogno di noi per poter ripartire. Raccomando come sempre il mantenimento delle distanze e l'utilizzo delle mascherine, anche al momento degli acquisti. L'estate vede anche la ripartenza delle attrazioni culturali, ossatura portante dell'attrattività estiva. Ha già preso il via la festa del libro e degli autori, con numerosi appuntamenti che si stanno svolgendo nel rispetto delle norme di sicurezza, con buona affluenza del pubblico. Dal 10 al 12 luglio si terrà il Di Mercate Ragazzi Festival, mentre la rassegna del Di Mercate Festival sarà dal 15 al 26 luglio, con importanti appuntamenti. Potete trovare i programmi sui siti dedicati www.vmercateragazifestival.it e www.vmercatefestival.it oppure seguire la conferenza stampa di presentazione che si terrà il 4 luglio. Vi ricordo anche che l'Isola Ecologica ha osservato un orario esteso per la riapertura per agevolare il servizio necessariamente contingentato nelle presenze. Adesso ritorna all'orario consueto. Non si più le aperture estese pomeridiane di questo periodo. Desidero poi stasera esprimere nuovamente il mio personale rammarico e il dolore di tutta la nostra comunità per la recente perdita di Vittorio Arrigoni, che era stato assessore comunale e consigliere provinciale. Vittorio ha lasciato una traccia profonda, non solo con l'impegno per la città, per la parrocchia, per la frazione di Velasca, ma anche per aver vissuto il suo impegno familiare in modo esemplare, come hanno ricordato i figli, in modo toccante, durante le esequie. Fino a che sapremo riconoscere, comprendere e imitare esempi come Vittorio, sapremo portare avanti la nostra comunità. Grazie.